Due calci piazzati e un'autorete hanno deciso in favore del Lecce la gara con l'Arezzo. Con il 3-0 inflitto alla squadra aretina, il Lecce è ritornato alla vittoria casalinga dopo circa due mesi. È stata una vittoria sofferta almeno sino al primo gol di Bartas. Poi tutto è diventato più facile. Ed è stata anche una partita stregata almeno per quattro giocatori. Uno del Lecce, Mastalli, tre dell'Arezzo, Facciolo, Erminio e Minoia, usciti anzitempo dal campo per infortuni vari. Il solo Minoia, colpito dal pallone in modo violento al momento dell'autorete con la quale ha provocato la terza rete del Lecce, è stato ricoverato in ospedale per trauma cranico con commozione cerebrale. In serata però le condizioni del giocatore sono notevolmente migliorate. Per il resto il Lecce ha centrato l'obiettivo della vittoria ed era quello che contava di più dopo le ultime disavventure. La squadra, come previsto, ha ritrovato anche l'incoraggiamento del proprio pubblico ed in alcuni momenti ne ha tratto veramente beneficio. Lecce voglioso di vincere, Arezzo deciso a non perdere con in campo una formazione zeppa di difensori e centrocampisti. Giallorossi tesi ed aretini votati al non gioco. Questo in sintesi il motivo dominante dell'incontro. Mazzone, rispetto alla formazione di domenica scorsa, ha escluso i soli Levanto e Parpiglia, entrati comunque nel corso della partita in sostituzione di Mastalli e Moriere, e per il resto ha confermato nel ruolo di libero Perrone. Il Lecce, anche se con molta cautela, ha cercato la via del gol sin dall'inizio. L'Arezzo si è avvicinato nei pressi della porta difesa da Terranio al terzo minuto e all'ottavo con una conclusione di Ruotolo. Le azioni più importanti portano la firma di Barbas, di Moriero, sul cui tiro per poco il libero Rondini non mandava alle spalle del proprio portiere, e di Vincenzi, che di testa, su passaggio dello stesso Moriero, sfiorava il gol. In piena zona recupero il primo gol dei salentini, ad opera di Barbas, direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa, tra infortuni vari, ammoniti ed espulsioni, il leccese Vincenzi, la partita ha offerto le altre due reti. La seconda, al 21esimo con Pasculli, su calcio di rigore per un fallo di mano di Butti. La terza, al 38esimo, su autorete di Minoia, a seguito di un calcio di punizione battuto da Barbas. Al termine, moderato entusiasmo in casa salentina e tutti pronti a ritornare in ritiro sin da martedì prossimo in vista della difficile trasferta di domenica prossima a Bergamo contro l'Atalanta. Dicevamo che il silenzio stampa è finito, però la partita... Sì, il silenzio stampa è finito, diciamo che ci è servito visto il risultato odierno. Speriamo che non succeda più, perché io penso che non sia, diciamo, proficuo sia dal lato... Per il pubblico e per noi stessi. È andato tutto bene, la partita si è svolta, diciamo, nel migliore dei modi. Noi cercavamo questa vittoria sospirata dopo tanto tempo, è venuta, meno male, perché abbiamo ritrovato noi stessi e il pubblico. Dai, se siete entrati in campo un pochettino tesi, ma tutto sommato il risultato è stato nettamente a favore vostro. Beh, eravamo tesi, l'importanza della partita era grande. Poi venivamo da una settimana abbastanza difficile, per cui dovevamo per forza trovare il bandolo di questa matassa. Siamo riusciti a ritrovarlo alla fine di un primo tempo giocato, secondo me, in una maniera abbastanza equilibrata, perché l'Arezzo è una squadra che ha giocato al calcio. Poi nel secondo tempo forse abbiamo avuto il sopravvento, forse anche per l'ingenuità che è stata commessa da loro nel farsi espellere un giocatore. Se questa vittoria serve molto soprattutto dal punto di vista del morale, in attesa di tanti altri incontri ancora più difficili che stanno per arrivare. Sì, questo è vero, l'essenziale è cercare di ritrovare quella giusta mentalità che ci aveva contraddistinto nella prima parte del giro d'andata. Mi auguro che questa vittoria qui possa ridarci quella tranquillità. Pasculli, vittoria e decimo gol del campionato. Penso che tu possa essere soddisfatto per oggi. Sì, logico, quando si vince Pasculli segna sono contentissimo. L'importante oggi era vincere questa partita e trovare la tranquillità che avevamo bisogno, che necessitavamo. Penso che è arrivato giusto, abbiamo fatto una partita, una buona partita, non direi che siamo stati al Real Madrid, però abbiamo fatto lo giusto, abbiamo fatto tre gol che potevano essere anche, anzi potevano essere anche 3, 4, 5, però l'importante qui è vincere anche 1-0.